abbiamo Manuel Facchini nel ruolo del direttore sportivo. 5 atleti per la Team Colpack Ballon, diretti in ammiraglia da Claudio Miozzo. Tutto è pronto per il Gran Premio Comune di Castellucchio, trofeo erboristeria professionale La Felce. Con Lido Baracca si preannuncia una giornata di grande ciclismo. Il lavoro duro, un lavoro impegnativo che è stato svolto dietro le quinte da Lido Baracca e dai suoi collaboratori ha permesso di avere qui le 17 squadre tra le più forti a livello nazionale per la categoria Under 23 ed Elite. Adesso cosa ci aspettiamo, Lido? Direi che visto che il tempo è clemente sicuramente ci aspettiamo una bellissima gara, il percorso particolarmente selettivo, io l'ho voluto e progettato in questi anni e ritengo che il vincitore, anzi diciamo così, i primi 10 che arriveranno, merito, grande merito a chi sarà il vincitore, ma sicuramente i primi 10 avranno un futuro di grandi corridori, perché questo è un percorso per talenti del ciclismo. Un cordiale benvenuto agli appassionati e alle appassionate di ciclismo. Ci troviamo a Castellucchio e per raccontare le fasi più salienti di questo Gran Premio Comune di Castellucchio, trofeo erboristeria professionale La Felce. Un appuntamento riservato agli Under 23 Elite, 100 i protagonisti di questa giornata in rappresentanza delle 17 squadre tra le più importanti e prestigiose del settore dilettantistico italiano. Una gara prevista sulla distanza di 175 km e 100 metri che sono il frutto di tre circuiti. Il primo di 10 km e 100 percorso 8 volte, il secondo di 16 km e 700 ripetuto 5 volte e all'interno di questo circuito 1,1 km è interrato e questo comporterà sicuramente una selezione tra i pretendenti al successo finale. E poi il terzo e ultimo circuito, ovvero un circuito di 3,6 km interamente all'interno del centro abitato di Castellucchio per rendere ancora più spettacolare questa corsa. 2, 1... Partenza, in bocca al lupo e buon divertimento! Una competizione, quella odierna, di prestigio internazionale, lo ricordo che è...
Dopo il minuto di raccoglimento viene abbassata la bandiera a scacchi dal sindaco di Castellucchio Romano Monicelli. Parte la gara, parte la parte agonistica e ovviamente da subito cominciano ad aumentare le velocità del gruppo che cerca di non far uscire alcun atleta, ma come sempre accade il copione viene rispettato. Ecco che nel primo degli 8 giri considerato breve da 10 km e 100 c'è un tentativo di fuga, lo prova Simone Piccolo della Opla Petroli Firenze, poi viene ripreso nel giro di pochi chilometri e allora continuano le fughe fino a dopo sei giri degli 16 in programma. Al comando si portano in sei atleti: Enrico Spadini della Sissio Team, Simone Piccolo della Opla Petroli Firenze, Davide Persico del team Colpac, Andrea Colnaghi della Onec Team, Giacomo Garavaglia della World Service Group Vital Care e Matteo Baseggio della Trevigiani Energia Pura. Questo sestetto fa l'andatura sino ad una quindicina di chilometri dal traguardo, ovvero quando Giacomo Garavaglia saluta tutti. Il fuggitivo Giacomo Garavaglia insiste nella sua azione. Siamo al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Ormai sente sempre più il sapore della vittoria questo atleta della Work Service Group Vital Care, che se riesce nell'intento e il vantaggio che ha accumulato rispetto ai 5 compagni di fuga gli consente di andare via tranquillo. Dicevo, festeggia la prima vittoria stagionale. Eccolo ormai agli ultimi 200 metri il vincitore del Gran Premio Comune di Castellucchio, trofeo erboristeria professionale La Felce. È lui, Giacomo Garavaglia della World Service Group Vital Care. Ai 500 metri il solitario Giacomo Garavaglia. Prepariamoci quindi ad applaudire il protagonista assoluto di questo pomeriggio dopo 175 km e 100 metri. Si sta preparando a gustare il sapore della vittoria accompagnato al traguardo dagli applausi di Castellucchio. Eccolo, Giacomo Garavaglia, Work Service Group Vital Care, formazione padovana. Ci siamo, eccola la lanciata, la volata. Siamo alla volata per la piazza d'onore, volata che si aggiudica Davide Persico della Colpac Ballan davanti a Simone Piccolo della Opla Petroli Firenze Don Camillo. Giacomo Garavaglia, dopo 175 km e 100 metri hai festeggiato una vittoria straordinaria, circa una settantina di chilometri in fuga e poi hai detto basta, adesso tocca a me. Sì, diciamo che la giornata non era partita nel migliore dei modi, perché dopo 10 km ho forato nel peggiore dei punti possibili, però beh, fortunatamente sono rientrato abbastanza velocemente. Poi in realtà è stata una gara abbastanza tirata, prima eravamo un gruppone di 30, successivamente quando ci hanno ripresi siamo evasi in 6 e ci ho provato in realtà per primo e non pensavo di avere questa gamba, anche perché ieri, avendo fatto il giro dell'Appennino, erano 200 rotti chilometri, pensavo di stare peggio, invece sul finale avevo una bella gamba e sono riuscito a portare a termine questa bella vittoria. Una vittoria numero? Quest'anno è la prima anche per la società ed è una cosa molto importante, perché abbiamo avuto parecchia sfortuna alle prime corse, sia per malanni, cadute, infortuni, siamo stati letteralmente decimati e ci voleva per me e per tutto l'ambiente. Allora a chi la dedichiamo? La squadra e ovviamente a tutti quelli che sono vicini a te. Sì, esattamente, una persona soprattutto, mia amorosa, che stamattina abita vicino a Conegliano, ha deciso di venire a vedermi senza motivo in realtà, perché non era decisa, non viene spesso, oggi l'ho ripagata. Bene, vorrà dire che tutte le volte che ci sarà dovrai ripagarlo. Esattamente. Ripeto, sul palco abbiamo anche
Lido Baracca, vicepresidente provinciale, direttore di corsa insieme a Simone Pezzini, ma è lui, Lido Baracca, che con questa manifestazione porta il ciclismo internazionale qui a Castellucchio. Per il finale di questa edizione del Gran Premio Comune di Castellucchio, trofeo erboristeria professionale della Felce, apre la bottiglia Giacomo Garavaglia, Magnum Mattia Vezzola, offerto dalla pizzeria Castellucchio. Una grande giornata di ciclismo, lo doveva essere, lo è stata. Lido Baracca, deus ex machina di questo Gran Premio Comune di Castellucchio, trofeo erboristeria professionale La Felce. Lido, 100 partenti, ma che qualità e che spettacolo abbiamo visto. Sì, direi che la grande consolazione e soddisfazione di questa giornata è veramente che 100 partenti ma 100 di qualità. L'abbiamo visto dal risultato della gara, il vincitore se l'è meritata tutta, è stata molto selettiva come pensavamo del resto, e direi di essere più che soddisfatto. Guarderemo al futuro che cosa fare, faremo le dovute valutazioni, le dovute meditazioni. Grazie. Con Romano Monicelli, sindaco di Castellucchio, ancora una volta Castellucchio ha risposto alla grande, ma d'altronde con una gara come questa, internazionale, la più lunga della stagione agonistica mantovana, un circuito stupendo con lo sterrato, e chi più ne ha più ne metta. No, no, hai perfettamente ragione, è stata una gran bella gara, peraltro la gente mi sembra che abbia risposto, perché specialmente alla fine della gara c'era parecchia gente. Io, come l'anno scorso, sono andato alla Punzella, la Ponticella, e ti garantisco che mi sono divertito moltissimo. In più la gara quest'anno è stata veramente bella, perché c'è stata la selezione fin dall'inizio, no, con quel gruppetto che si è staccato e ha accelerato la gara. È stata una gara molto accelerata e molto bella, ci siamo veramente divertiti. Gara internazionale, e internazionale è stata perché 100 atleti di una qualità notevole, una gara stupenda, 175 chilometri vissuti alla grande, fughe contro fughe, e poi l'attacco di questo Giacomo Garavaglia alla sua prima vittoria qui a Castellucchio. Sì, una gara molto combattiva, e il livello era molto alto, sono partiti in 100 ma il livello era molto alto, fino alla fine non sapevamo chi... Nessuno si aspettava che uno da solo arrivasse, però è arrivato perché era il più forte. Dunque io devo complimentarmi con chi ho organizzato, con l'amministrazione comunale, con Lido Baracca, il Deux Ex Machina e Simone Pezzini. E dunque credo che più bene di così oggi non potevo andare, perché è andato bene tutto, l'organizzazione, i volontari, c'era di tutto e di più anche quest'anno a Castellucchio. Speriamo di ripeterla anche l'anno prossimo. Allora, Fausto Armanini, presidente, aggiungiamo anche la ciliegina sulla torta. Il tempo ci ha dato una mano. Ma è un periodo che il tempo ci vuole bene, perché le previsioni mettono sempre che a sabato, domenica c'è brutto tempo. Per fortuna, fino a prova contraria, fino a oggi, tutte le corse che abbiamo fatto non ne abbiamo persa neanche una. Speriamo che vada avanti così fino a fine stagione. Vittoria, accompagnato al traguardo dagli applausi di Castellucchio, eccolo Giacomo Garavaglia, Work and Service Group Vital Care, formazione Padova.